Bentornati a Real Crime, io sono Federica e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Oggi rimaniamo in Italia e andiamo in Piemonte, nel paese di Costigliole d'Asti, perché vi racconterò uno dei casi più conosciuti purtroppo nel nostro paese, quello di Elena Ceste. Iniziamo. Costigliole d'Asti, 24 gennaio 2014. Michele Buoninconti chiama il 118 chiedendo se avessero segnalazioni di persone scomparse. L'operatore gli dice di no e gli passa i carabinieri. È scomparsa sua moglie, Elena Ceste, 36 anni, ottima madre di famiglia. È molto amorevole e con Michele ha avuto 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. La più grande si chiama Elisa e ha 13 anni. Elena dunque è sparita nel nulla e nessuno sa che cosa gli sia successo. Le prime informazioni che Michele Buoninconti dà ai carabinieri sono le seguenti. Elena, la mattina del 24 gennaio 2014, ha fatto colazione con il marito e con i 4 figli. Poi i bambini sono scesi in macchina e lui li ha seguiti per portarli a scuola. Elena infatti aveva chiesto questo favore al marito in quanto lei quel giorno non stava bene. Michele, preoccupato per la salute della moglie, decide di portarla dal medico. Lui dice che lei aveva un forte stato di confusione quella mattina. Normalmente, infatti, era lei quella che accompagnava i figli a scuola e quella mattina proprio non se la sentiva. Ma torniamo indietro. Chi sono Michele ed Elena? Ascoltiamo. Michele Buoninconti, classe 1969, è originario della provincia di Salerno. E anni prima si era trasferito al nord per lavoro. Inizia infatti a lavorare come autista di pullman. Elena conosce Michele proprio così, salendo sul suo bus e facendo due chiacchiere, che poi si trasformano in una frequentazione. In seguito Michele decide di diventare un vigile del fuoco e proprio grazie al suo lavoro i figli iniziano a vederlo come un vero eroe. Elena Ceste, classe 1977, è sempre stata una ragazza molto sorridente, ma molto molto timida. La madre la definisce come una figlia molto puntuale e scrupolosa. Conosce appunto Michele a bordo di un autobus e da quel momento diventano inseparabili, fino al matrimonio avvenuto nel 1999, quando Elena aveva appena 22 anni, mentre lui una trentina. Elena decide di badare alla casa e ai figli e trasferirsi in campagna, diventando una casalinga e abbandonando il mestiere di analista chimica a Torino. La famiglia era apparentemente felice e tutto funzionava bene, o almeno così sembrava. Continuiamo ora con il racconto che Michele fece quella mattina ai carabinieri. Michele racconta che sua moglie Elena gli dice che forse era meglio non portare a scuola i bambini. Lui le chiede il motivo e lei risponde che i bambini erano controllati da qualcuno. A quel punto Michele propone ad Elena di portare i bambini assieme a scuola e poi di andare assieme dal medico. Non voleva insomma lasciarla da sola a casa. Lei però risponde che il dottore al mattino quel giorno non c'era. Michele dunque porta i figli a scuola, lasciando Elena a casa a riposare. Poi non torna subito a casa perché passa dal municipio per chiedere informazioni sul pagamento dell'IMU e poi passa anche dallo studio medico di famiglia per vedere gli orari di ricevimento perché voleva portare Elena quel pomeriggio dal medico. Dopodiché torna a casa, apre il cancello, entra, parcheggia la macchina e si avvia verso la porta d'ingresso. A quel punto vede il maglione della moglie per terra sul terrazzamento vicino all'entrata. Vicino al cancello del giardino invece trova calze e pantaloni, oltre che le mutandine, la canottiera e il reggiseno. Trova poi in un secondo momento su un muretto gli occhiali della moglie. Questa scoperta però lo fa particolarmente preoccupare, questo perché Elena era molto miope. Senza occhiali, cosa avrebbe mai potuto fare in giro? In più, quella mattina stava male, era palesemente in stato confusionale. Dunque, Michele la cerca sia fuori che dentro casa, senza però trovarla. A quel punto, va subito dalla vicina di casa, che però gli dice di non aver visto nulla di strano e soprattutto di non avere visto Elena. Dopo questi racconti, i carabinieri si fanno un'idea delle prime due ipotesi.
o che Elena si sia allontanata, nuda e senza occhiali, oppure che sia stata rapita da qualcuno. Se comunque si fosse allontanata di sua volontà, avrebbe fatto poca strada, in quanto era completamente nuda, col freddo di gennaio e soprattutto senza occhiali. Inoltre sarebbe stata sicuramente vista da qualcuno. Vengono dunque immediatamente ingaggiate le forze dell'ordine con i cani da ricerca che però, nonostante tutti i tentativi, non riescono a trovare nulla nella zona. Nulla poi che riconducesse anche in minima parte ad Elena. Gli inquirenti a quel punto iniziano a chiedere a parenti e conoscenti di dargli qualche informazione in più sulla famiglia. Era una famiglia contadina, normale, semplice. La loro vita di relazione però era molto molto ridotta. Lui tagliava i capelli a lei per evitare di spendere e farla andare dal parrucchiere e poi controllavano e segnavano qualsiasi tipo di spesa e insomma vivevano una vita di estremo risparmio. Un giorno i nonni materni regalano un computer ai nipotini. Elena insegna i figli ad usarlo e diventa per lei uno strumento di apertura verso il mondo, al di là quindi della vita chiusa e ottusa di campagna. Si iscrive infatti a Facebook e inizia a chattare con vecchi amici e conoscenti, soprattutto uomini. Inizia a risentirsi anche con un suo ex, ma in totale amicizia. Elena dunque inizia a riassaporare la libertà di una volta, lontana da quel matrimonio così soffocante, soprattutto controllante e pieno di sacrifici, e inizia a riscoprire quelle parti di lei che da un po' di tempo non esistevano più. Ora alla sera poteva finalmente parlare con qualcuno, chiacchierare, sorridere di nuovo, intrecciare rapporti di un tempo che l'avevano fatta sentire viva. Nel 2013 Elena e Michele vivono la loro prima crisi coniugale. Probabilmente Michele aveva scoperto di queste chiacchierate della moglie e soprattutto della sua passione verso il computer. Ma nonostante ciò superano la crisi, soprattutto per il bene dei figli. Arriviamo al 21 gennaio del 2014. Michele si trova davanti alla scuola dei figli. L'uomo ha con sé il telefono della moglie e questo già denota la sua assurda mania di controllo. Ad un certo punto il telefono di Elena riceve una telefonata da un certo Damiano. Damiano, anch'esso un abitante di Costigliole d'Asti, aveva visto il marito di Elena davanti alla scuola. E capendo che Elena era rimasta a casa da sola, l'aveva chiamata per poterle parlare liberamente, senza però sapere che il telefono in realtà di Elena fosse nelle mani di suo marito Michele. Michele vede le chiamate e poi i messaggi seguenti, dove legge: "Perché non rispondi? So che sei sola". A quel punto Michele capisce che la moglie non è più sotto il suo controllo e che probabilmente ha una vita relazionale al di là del loro matrimonio, anche solo di amicizia. Dopo la scomparsa di Elena, dunque, il parere di Michele fu chiaro. Questo Damiano era colui che aveva rapito sua moglie. Michele dunque chiama Damiano e gli chiede perché importunasse sua moglie, e Damiano gli risponde che era solo una semplice amicizia telematica. Michele dunque si comporta come un marito che vuole a tutti i costi ritrovare sua moglie. Questo è lodevole, è normale quasi, no? Diciamo così, pare infatti molto preoccupato per la sua scomparsa. Michele Buoninconti riferisce poi alle forze dell'ordine di aver incrociato, mentre era al volante, la mattina della scomparsa di Elena, una Volkswagen Golf che era abitualmente guidata proprio da Damiano. Ipotizza dunque che Damiano fosse andato a trovare la moglie mentre lui accompagnava i figli a scuola. La polizia però escluse completamente Damiano dalla sparizione di Elena in quanto aveva un alibi di ferro. In tutta quella giornata infatti era sul posto di lavoro e c'erano tantissimi testimoni di ciò, quindi non poteva essere stato Damiano, assolutamente. Nel mentre la sorella di Elena Ceste, Daniela, racconta di una telefonata intercorsa tra lei e sua sorella e racconta che Elena le aveva detto che aveva dei problemi alla testa. La sorella a quel punto le chiede se intendesse un mal di testa e Elena le dice di no e di non sapere che cosa avesse. Questo è accaduto il 23 gennaio, il giorno prima della sparizione di Elena Ceste. Sempre la sera del 23 gennaio, Elena, a detta di suo marito Michele, ha una sorta di delirio. Dice di essere perseguitata da degli sconosciuti che continuano a mandarle dei messaggi e che non la lasciano in pace. Durante la notte tra il 23 e il 24 gennaio, la moglie quindi non sta bene.
Elena a quanto pare sente delle voci, persone che volevano portarla via da casa. Dice anche a Michele che qualcuno le aveva dato un appuntamento in una cava qualche sera prima. Era andata e l'avevano addirittura filmata con una telecamera. Michele dice ad Elena che non è possibile perché lei di sera è sempre stata con i bambini e lei risponde che era successo una sera in cui lui aveva il turno di notte, quindi lui non c'era, non poteva avere visto. Insomma, a detta di Michele Buoninconti, quella sera sua moglie, Elena Ceste, aveva avuto una classica crisi psicotica. Michele Buoninconti a quel punto inizia a fare delle indagini per conto suo e addirittura dice alle forze dell'ordine che Elena poteva essere stata presa da una setta. Arriviamo al 7 marzo del 2014. Il caso diventa nazionale, l'interesse mediatico verso Elena Ceste è alle stelle, tant'è che sono moltissime le segnalazioni che arrivano alle forze dell'ordine su possibili avvistamenti della donna. Una signora in particolare disse di averla vista in tram a Torino, in zona Porta Palazzo, e di questa ricerca ci sono anche delle immagini video richieste dalla polizia proprio alla GTT, la ditta di trasporti torinese. I genitori di Elena iniziano dunque a sperare che potesse essere proprio la loro figlia, anche perché Elena a Torino aveva delle amicizie. Inoltre vennero svolte anche ricerche presso ospedali e conventi, ma nulla portò mai a niente di fatto. Le forze dell'ordine a questo punto iniziano a trattare la scomparsa di Elena Ceste come fosse un omicidio. Le ricerche nella zona infatti diventano sempre più capillari. Michele però pare non essere molto dell'idea. Pensa infatti, ascoltando le intercettazioni avvenute tra lui e alcuni colleghi, che Elena non sarebbe più stata ritrovata e che secondo lui non aveva più senso fare ulteriori ricerche. Cerca anche di allontanare proprio le forze dell'ordine dalla zona di casa loro, in quanto la considerava una zona poco probabile per ritrovare il corpo di sua moglie. Sembra dunque a tutti gli effetti che Michele voglia depistare le indagini. Ovviamente qualche sospetto nei confronti del marito Michele iniziano ad esserci seriamente, soprattutto per le incongruenze nei suoi racconti. Quando gli viene chiesto se avesse telefonato alla moglie dopo la sua scomparsa, Michele risponde in modo infastidito agli inquirenti. Dice che non era così stupido, d'altronde il telefono di Elena ce l'aveva lui. Ma gli inquirenti sapevano che Michele aveva fatto 5 telefonate alla moglie quando non l'aveva trovata a casa e questo pare a tutti gli effetti un altro tentativo di depistaggio. Lui ovviamente nega tutto. Insomma, non si potevano capire queste contraddizioni, a meno che lui non c'entrasse proprio qualcosa con la sparizione di sua moglie. Dunque, dopo mesi, ancora gli inquirenti non avevano prove effettive in mano per poter incolpare il marito. Mancava qualcosa per poter chiudere il cerchio. Il problema era il cadavere. Dov'era? Ottobre 2014, Isola d'Asti. Durante degli scavi di pulizia dell'alveo del rio Mersa, che fa parte del fiume Tanaro, viene ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Ormai sono resti scheletrici e bisogna capire di chi siano. La conferma avviene 48 ore più tardi, con l'esame del DNA. I resti sono di Elena Ceste. Si pensa subito a un delitto piuttosto che a un fatto accidentale. Il corpo è stato trovato completamente nudo e senza occhiali, nonostante la forte miopia di Elena. I resti trovati sono in posizione prona e lo stadio è quello della saponificazione. Tutto insomma era coerente con l'epoca della scomparsa della donna. Gli inquirenti capiscono subito che la donna era stata portata lì volontariamente e adagiata nell'alveo del fiume. I risultati dell'autopsia furono chiari. Elena era morta per asfissia, ma non lì, in un altro posto. Dopo il ritrovamento del cadavere di Elena Ceste, Michele Buoninconti entra formalmente nel registro degli indagati per omicidio volontario. I genitori di Elena quel giorno perdono dunque definitivamente la speranza di rivedere viva la propria figlia e iniziano a cambiare idea anche su Michele.
Elena inoltre viene ritrovata nella zona esatta in cui mesi prima, la sera della scomparsa, Michele, assieme ai suoi colleghi vigili del fuoco, era andato a cercare proprio Elena. In quel frangente fu proprio Michele a dire che proprio nel punto in cui venne poi ritrovato il cadavere non c'era nulla. Insomma, diede come ispezionato proprio quel punto del rio per non far avvicinare più nessuno a quel luogo e indirizzando dunque tutti in altre direzioni. Dopo il ritrovamento del corpo, la procura compie due atti investigativi fondamentali: le indagini sugli abiti di Elena e le indagini sulle celle telefoniche di Michele. Si sono dunque seguite le tracce degli spostamenti che solitamente lascia un telefono cellulare che aggancia delle celle nello spazio in cui si muove. Il percorso ricostruito tramite le celle tra le 8:40 fino a dopo le 9 porta a ritenere che Michele avesse fatto proprio il tragitto dalla loro casa fino a Rio Mersa. Le indagini collocarono dunque Michele sul luogo dove venne poi ritrovato il corpo della povera Elena Ceste. Inoltre, su un pantalone e su una delle calze che Buoninconti aveva consegnato ai carabinieri era presente del terriccio, compatibile col terriccio del rio Mersa, ma non con quello di casa dei coniugi. Inoltre la traccia non era da contatto diretto col terreno, ma verosimilmente era una traccia da trasferimento, diciamo. L'ipotesi è che Michele non li avesse recuperati dal suo giardino, ma che fossero stati manipolati da lui dopo o durante l'omicidio. Il Natale del 2014 è sicuramente un Natale triste per la famiglia e porta con sé diversi disagi. Il doverlo passare tutti assieme era molto pesante, anche perché ormai non c'era più fiducia nei confronti di Michele. Nello stesso tempo i figli erano con lui e, come tutti gli anni, la famiglia di Elena ritenne di doverlo passare con Michele e con i propri nipoti. 25 gennaio 2015 viene arrestato Michele Buoninconti, accusato di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere. I figli furono affidati ai nonni, che persero nel giro di un anno sia la madre ma anche il padre. Bugie, depistaggi, le tracce delle celle telefoniche, non c'erano dunque più dubbi. Michele aveva ucciso Elena perché non poteva più controllarla. Quindi cosa successe quel giorno? Secondo la procura, Michele torna a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola, sale, trova Elena nuda, probabilmente appena uscita dalla doccia, e la soffoca con un cuscino nel loro letto. Nel 2015 Michele si affidò all'avvocato Giuseppe Marazzita. L'avvocato dichiarò di essere assolutamente convinto dell'innocenza di Michele Buoninconti e quindi ci si chiede: e allora chi era stato ad uccidere Elena Ceste? Secondo l'avvocato Marazzita, proprio nessuno. La donna non sarebbe stata uccisa, ma si sarebbe allontanata di sua spontanea volontà. La criminologa Ursula Franco viene nominata consulente della difesa. Secondo la criminologa non c'erano sufficienti prove della colpevolezza del marito di Elena, non c'erano segni di trasporto sull'automobile. Ricordate che secondo la procura Elena era stata uccisa a casa e poi trasportata nel canale del rio Mersa. Sempre secondo la criminologa, se Michele avesse portato Elena nel rio Merse e se fosse di conseguenza sceso nel canale per riporre il cadavere, si sarebbe dovuto sporcare vestiti, mani, si sarebbe dovuto almeno graffiare con dei rovi, cosa che però non avvenne, perché subito dopo lui si era recato a casa della vicina di casa e non aveva segni di nessun tipo, era totalmente intonso. Poiché mancava una vera e propria prova, la linea difensiva evidenziò proprio questa mancanza. La difesa riteneva che dal punto di vista delle prove rinvenute, quindi il cadavere, la mancanza di segni di violenza su di esso, il coccige fratturato, il fatto che fosse senza abiti, quella disgrazia potesse essere frutto di un comportamento anomalo legato alla situazione psichica della donna di quella mattina. Che cos'era successo dunque per la difesa ad Elena Ceste? Elena quella mattina si denuda, attraversa la strada principale ed entra nei campi e non stupisce quindi che nessuno l'abbia vista secondo loro. Ha un delirio persecutorio e si va dunque a nascondere in un luogo sicuro, poco distante da casa, perché secondo lei qualcuno voleva portarla via. Elena si nasconde in questo canale e si addormenta per colpa del delirio, per poi cadere una volta svenuta per assideramento e poi morire. Secondo la difesa poi era impossibile che Michele avesse potuto fare tutto in poco tempo: uccidere Elena, portarla al rio, tornare a casa, lavarsi completamente per poi andare dalla vicina. Tutto in 15 minuti.
L'accusa però fa notare un altro dettaglio. Quel tratto del rio Mersa, dove viene ritrovato il cadavere di Elena, è perfettamente visibile dal terrazzo del piano superiore di casa Buoninconti. Quindi Michele quotidianamente poteva osservare e controllare il luogo dove era sepolta sua moglie, cosa che dice anche in un'intercettazione telefonica ad un amico. Il 25 settembre del 2015 inizia il processo a Michele Buoninconti. Michele sceglie il rito abbreviato condizionato al deposito di due consulenze. Il tema principale durante il processo fu quello della morte asfittica. Per la difesa, Elena Ceste era morta o per assideramento o per annegamento, mentre i medici legali affermarono che si trattasse assolutamente di una morte da soffocamento. La criminologa Ursula Franco ebbe un acceso dibattito con i medici legali perché secondo lei non c'erano abbastanza dati che confermassero una morte per asfissia. Secondo il medico legale, l'annegamento a prescindere era da escludere per via della poca portata di acqua del rio Merse. L'assideramento invece era da escludere perché comunque la Ceste non aveva mai dato segni di così forte squilibrio mentale, tale da portarla a fare un gesto del genere, tesi confermata anche da diverse intercettazioni telefoniche dello stesso Michele Buoninconti. Il 4 novembre del 2015 arriva la sentenza di primo grado. Michele Buoninconti è stato condannato al massimo della pena, 30 anni in via definitiva. Si è escluso il rapimento e l'allontanamento volontario. Le tracce dei movimenti e le innumerevoli contraddizioni e depistaggi di Michele Buoninconti lo confermarono come l'unico possibile colpevole dell'omicidio della moglie. Michele Buoninconti era dunque un marito prevaricatore, un marito controllante. Elena Ceste voleva scappare verso quella libertà che da tanto tempo le era stata negata. E lui questo non l'ha accettato. Il 17 maggio del 2018 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere nei confronti di Michele Buoninconti. Nel 2015 il Tribunale dei Minori di Torino ha tolto la potestà genitoriale a Michele e i quattro figli sono stati affidati ai nonni materni. Nel 2020 la figlia maggiore Elisa, che oggi ha 21 anni, ha scritto una lettera che poi ha consegnato ai media, dove descrive l'amore con cui i nonni li hanno aiutati a crescere e superare questa immensa tragedia. E allora vi leggo qualche parola proprio di Elisa. Posso dire che siamo tutti e quattro cresciuti con la consapevolezza ogni giorno dei nostri impegni e del nostro futuro. E tutto questo grazie ai nostri super nonni che continuano quotidianamente a prendersi cura di noi, dedicandoci affetto e amore profondo, tenendo unita la nostra famiglia. Sono loro gli artefici di questo miracolo di unità. Con il loro impegno e i grandi sacrifici e rinunce hanno creato un forte legame diventato ancora più solido, che ci ha aiutato a superare difficoltà e momenti tristi, e noi saremo grati per tutta la vita. Il racconto sul caso di Elena Ceste termina qui. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima storia e alla prossima puntata di Real Crime.